Enzo Iacchetti, oggi presentiamo questi due cortometraggi che servono a raccogliere fondi per la Onlus fondata da lei e da Icio De Romedis. La domanda è come mai avete deciso di cominciare questa 25 anni fa questa attività benefica? Beh, si arriva a un punto della vita in cui uno dice vabbè, faccio qualcosa anche per chi sta peggio di me. Credo che questo sia il motivo fondamentale. Io non lo faccio per far capire agli altri che sono una brava persona, lo so già da solo, lo sanno anche gli altri. Lo faccio la solidarietà perché mi fa stare meglio. Quando vedo una scuola in una savana che abbiamo costruito con i fondi e con i nostri progetti in Africa, spero sempre che uno di quei bimbi possa diventare un ingegnere e possa trovare lavoro là dove vive, possa aiutare anche i suoi fratelli, i fratellini. E allora tu dirai perché non lo fai in Italia? Io lo faccio anche in Italia, non mi vedrete mai fare la pubblicità di una cosa sbagliata. Non posso certo fare la solidarietà tutti i giorni, se no andrei a finire di chiedere io la carità o anche lavorare. Nel bel tempo che mi rimane con Icio riusciamo ad andare via e a fare in modo che questi bimbi non muoiano più a otto anni di malattie o di sete o di fame. Ecco, e tra l'altro poi non solo l'aiuto in Africa, ma una parte di questi proventi sono andati anche all'associazione ARCA di Milano, di cui lei è ancora testimone, sì. Credo, no? È un'associazione di Senza Tetto, che adesso, grazie alla legge Salvini, ha portato anche molti migranti nelle case di accoglienza e siamo un po' in difficoltà perché c'è tanta gente che chiede un tetto per dormire e non sa che cosa fare, non sa cosa mangiare. Icio De Romedis e Valerio Groppa, a Terni per presentare non solo questi due cortometraggi, ma soprattutto il progetto benefico che c'è dietro a questi due cortometraggi. Io partirei da qui. Icio De Romedis, attore, autore di cabaret, ma non solo. Anzitutto, come è nata la volontà di costruire questi pozzi in Africa e di dare dei pasti, poi spieghiamo come insomma invece ai poveri italiani. Sì, a me piace correggere un attimo una parola, beneficenza. Beneficenza è un altro termine che significa donare denaro economico, sì. Un aiuto economico. Qui non si tratta di aiuto economico, è più solidarietà, ossia una sinergia fra chi ha qualcosa in più e chi ha qualcosa in meno. Chi non è in grado di arrivare a fare qualcosa di vitale, ossia di cercare l'acqua, di scalare, come, dove, perché, come filtrare, tutte queste cose, io parlo di pozzi d'acqua in questo caso, o dell'istruzione, ossia la scuola, la struttura proprio materiale, loro non possono, non hanno, ma anche la possibilità economica, ma soprattutto la gestione di poter costruire qualcosa. Quindi comunque, tornando a perché... La domanda, il perché? Il perché, non lo so. Cioè no, il perché è perché sentivamo tutti e due il bisogno avevamo qualcosa in più di cui non avevamo bisogno. E questo qualcosa in più era inutile prendere un altro televisore, ne abbiamo già 18 magari a testa, anche perché più di 18 canali ogni anno sono bruttini, quindi comprarne uno per vedere un canale brutto, allora se tutti soldi uniamo in un altro modo. E abbiamo aperto questo canale nuovo, che è appunto solidale, in una zona circoscritta dell'Africa, che è così grande che le problematiche sono migliaia e migliaia. Abbiamo detto Tanzania, no? Tra Tanzania e Kenya. Noi quando dormiamo dico sempre che non sappiamo se dormiamo con la testa in Tanzania o Kenya, perché è proprio un confine che... Popolo Masai, quindi. Popolo Masai che sta in Tanzania e Kenya. Prima era solo Tanzania, quando la Germania era in Tanzania, l'Inghilterra era in Kenya, poi hanno tagliato tutti di mangiare
e adesso ecco, sono aumentati come tanti. Ma con il primo cortometraggio girato in Italia, no? Girato oggi in Italia, offro io. Oggi offro io, abbiamo realizzato 12 pozzi d'acqua, donato, regalato più di 10.000 pasti gratis alla, a una fondazione che è l'Associazione Arca di Milano, per i senza tetto. Quindi abbiamo dato da mangiare qui e da bere là. Tra l'altro, quindi avevi, dicevate prima con i colleghi, dar da mangiare a chi ha veramente fame e dar da bere a chi ha veramente sete. A chi ha veramente sete, di base. Poi è logico che ci sia un supporto, se ci si può mangiare anche qualcosa, due fettine di salame, chi non ce l'ha, meglio ancora, esatto, se non bevi senza solo. Tra l'altro, ecco, di che cosa parla il primo cortometraggio che tra l'altro vede un cast importante per essere un cortometraggio, sì, perché certo, ci sono attori, no, di livello. Sì, 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 infatti insieme al regista Valerio Goppa, il vicino, il cast ha dei nomi che sono tutti amici, ma oltre a essere soprattutto amici hanno anche un nome, poi mi ricordo Tedeschi, Lucio Vasini, Marco Balbi, Ciccio Valeggio, Giove Covata. Enzo Iacchetti l'ho preso perché era un po' disperato, oltre alle altre cose brutte che fa, e facciamo un po' queste cose. Ecco, Valerio Groppa, il secondo invece l'avete girato in Africa, giusto? Il secondo è girato interamente in Africa, siamo partiti io, Enzo e Icio, Enzo ogni anno insieme, Icio insieme a Enzo ogni anno vanno sul posto e due anni fa, che tra l'altro non eravamo neanche andati giù per fare un corso. No, esatto. Ha detto scrivo qualcosa, vediamo se là, facciamo delle riprese e vediamo se viene. E quindi Icio appunto ha detto proviamo a portarci una macchina da presa e a lavorare per un cortometraggio per poi vendere i DVD e prendere appunto dei fondi per costruire, ampliare il progetto. Tra l'altro, oltre ai pozzi, appunto, come dicevi, Icio, sono state costruite due scuole, delle classi. Una per 412 bambini, l'altra per 260 per adesso, perché adesso stiamo costruendo altre aule. Tante cose. Tracciamo appunto un bilancio di quanto è stato raccolto e fatto fino adesso, oltre a questa. In 25 anni? In 25 anni il bilancio dei pozzi d'acqua sono 978, che diventeranno al 99% 979, visto che questa sera ci verrà donata la possibilità di realizzare un altro corso. Nel secondo cortometraggio invece di cosa si parla? Cioè, parliamo un po' di questi due cortometraggi, diciamo, di qual è il tema? Allora, il soggetto. Nel primo Enzo e Icio sono due fratelli e uno dei due, Enzo in questo caso, viene rapito e c'è un riscatto da pagare e quindi Icio dovrà cercare di recuperare il denaro per liberare Enzo, e che nel frattempo attraverso qualche... Comunque non è stato il maggiordomo. Comunque non è stato, voglio rovinare diciamo questo spoiler, sappiate che non è stato il maggiordomo, è riuscito a liberarsi e quindi il finale ovviamente non lo diciamo, però c'è una sorpresa finale, diciamo, ecco. Se può, sì, ma... secondo cortometraggio il invece? Secondo è sempre che viene rapito Icio, però. Icio e Enzo sono due spedizionieri, appunto spedizioni speciali, ricevono un pacco dove c'è solo scritto, c'è un indirizzo da consegnare in Africa, in mezzo alla savana, e quindi loro con questa scatola vanno a fare questa spedizione, cercare questo nome di questa signora che deve ricevere il pacco, e poi dal pacco c'è lo sviluppo di una cosa che loro non sanno cosa c'era dentro. È tutto legato, non è dentro, non c'è il maggiore. Una domanda che mi piace fare, quando spesso si sente parlare di queste iniziative di persone che vanno poi in realtà sul posto a costruire o a controllare che venga costruito, tra l'altro tutti i soldi, no, della Icio Onlus vengono devoluti, certo, a questa fino cosa. All'ultimo centesimo, anzi anche molto di più. Ecco, qual è la reazione del popolo africano, del popolo Masai, quando vedono queste cose che vengono realizzate? La parola che non esiste lì è grazie, non esiste l'elemosinare,
non esiste il chiedere. In 25 anni lui ha avuto anche la conferma, venendo sul posto, non ho mai trovato uno che mi abbia chiesto una maglietta, una matita, un centesimo. Hanno la dignità e l'orgoglio, infatti non vogliono lasciare la propria terra, convivono con questa natura che è meravigliosa, ma è anche bastarda perché è cattivella a volte, ma più che altro il fatto che quasi mi infastidisce il fatto di essere davanti a una telecamera o anche in radio a raccontare queste cose, perché sia io e Enzo non vorremmo che venga raccontato in giro che facciamo del bene, perché non ci interessa. Non vogliamo che la gente lo sappia, non vogliamo che ci siano speculazioni squallide su quello che facciamo. Noi andiamo avanti che ci sia Terni o non ci sia Terni, noi andiamo avanti sempre per la nostra strada, perché là non possiamo promettere, guarda che forse a Terni ci faranno un posto, no, lo facciamo noi. Se poi arriva Terni ne facciamo uno in più.